Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con The Raven Remastered. Potrebbe essere l'ultimo, non lo so, quindi vediamo perché siamo arrivati praticamente al culmine. Qua è dove viene sparato Zelnar, poi non sappiamo se è morto, comunque la storia ha preso un'altra strada. Ora stiamo interpretando Adil. Niente, Inch ha scoperto la nostra ragazza. Pat, mi chiama amica Alex, guarda la borsa. Ci sono le manette. E niente, ci ha scoperto, quindi ora siamo in questa stanza segreta e in qualche modo dobbiamo cavarcela, vediamo un po' che cosa succede. Please don't hurt her. I beg you. The handcuffs, now. Please don't hurt her. I beg you. The handcuffs, now. What's in the bag? We'll get to that. The handcuffs, now. You can put the gun down. I won't try anything. I could choose to believe you, or I could keep the gun pointed at you and know that you won't try anything, if you'd be so kind. Ah, penso ci sia poco da fare. Can't we? You can cuff your girlfriend to the chair. That's what you can do. Please don't hurt her. The handcuff. Ok, abbiamo capito. I'm sorry. Look at her. Remember this scene? If you try to screw me, then. What's the next step? What's the plan? Everything you need is in the bag. The eye will be delivered at any moment. You abseil from the roof into the treasure chamber. And the display case's alarm system? The alarm will go off, but I'll ensure that the only effect will be that the security barricades in the treasure chamber close. How will you manage that? Let me worry about that, just like the guards. You'll have several minutes to break into the display case and climb back to the roof. Quindi dobbiamo entrare, prendere la teca. Sì, ma lui non sta. Cioè, non è questo il suo piano. Forzare la teca. How am I supposed to break into the display case? It's protected by bulletproof glass. You'll find everything you need in the bag. A clever fellow like you will know what to do with it. And once I have the jewel, what next? By the time I get back to the roof, the museum will be surrounded by policemen. Correct. Escaping from the museum is impossible. That means I stay inside the museum. There's a bag in the basement with food and water for you and your girlfriend. I'm sure you'll find a way to pass the time for a couple of days. The police will search the whole city for the eye, but not the museum. And once the museum's open to visitors again, Patricia and I will walk out through the secret door in the main hall to our freedom. I'll be watching you every step of the way. You'll deliver the jewel, and then we'll never see each other again. If we do everything you ask, will you let us go? I'm a poor loser, but a generous winner. Ok, quindi se va tutto bene lui è contento. Sappiamo che già non è questo il suo piano perché ci sarà un'esplosione. How did you find out about our plan? By chance, I must admit. I hadn't anticipated it. I didn't think that you'd build up my trust for months just to betray me. You have to be patient. If you want to steal the eyes of the Sphinx, a virtue youth normally lacks. It's a pity we have to go our separate ways after this little incident. I can hardly wait. Please let Patricia go. You've got me. A fascinating young lady, clever, skillful, beautiful. What's she doing with a chap like you? Are you sure you're not just a pawn in her game? Let her go. As soon as you bring me the second eye. The plan might work, I must admit. The plan will work.
You'll see to that, or she'll suffer the consequences. Let's go. The clock is ticking. I have to take care of the guards and the alarm system. It'll all work out in the end. I know. Take care of yourself. If you should open this door without the Eye of the Sphinx in your bag, I'll shoot first and then ask what went wrong. Hmm. You're not planning on letting us go, are you? I need a scapegoat. Otherwise, the traitor would already be dead. He doesn't understand because he doesn't think like you. You messed with the wrong man, and now you have to suffer the consequences. Accidenti, si è messi male, eh? Comunque lui ha intenzione di... cioè, ci vuole usare come capro espiatorio. Questo vuol dire che teoricamente non ci uccide. Esamina la manovella. Esamina la borsa. Allora, cosa è stato scritto qua? Il piano. Patricia. Dottoressa e la baronessa. Boh, qua non aggiungono niente. Luce nel seminterrato, l'interruttore. Cosa hai scritto? Cosa? Dove? Non c'è più niente. Il violinista. Boh. Allora, vediamo cosa c'è nella borsa. Climbing equipment, including a rope, a cloth bag. Huh? A pack of gum. Why did Inch put a pack of gum in a cloth bag? That's all. Climbing equipment and a pack of chewing gum. I'm beginning to feel under-equipped for this burglary. Looks like I'll have to improvise. C'è tutto quello che ti serve. Bene. A crank. Something for opening windows that are too heavy to move with your hands. Your new home. Allora. Vabbè, aspettiamo ad aprire, che tanto di sicuro si deve aprire con questo. Diamo uno sguardo lì sotto. I can see the treasure chamber. There are several people moving around down there. I think the eye is being delivered. Allora dobbiamo muoverci. Esamina la tela. Ah, magari c'è già sopra qualcosa. Un uomo morto. That tarp is covering something. Bucket, rags, squeegee, tools of the trade for window washers. Probably didn't feel like carrying their equipment up to the roof every time, so they stashed it here. I don't need the squeegee. The bucket? Not really. This rag, on the other hand, I could wipe away fingerprints with it. Ok. Esamino la porta, vediamo se c'è qualche indizio. I can't stop thinking about her, but I must. I have a job to do, and it won't help either of us if I'm not totally focused. Sì, ma tanto ti vuole fregare. Allora, esamino la borsa. Bag, and I don't need the bag itself. Sicuro? This is the same climbing equipment that I wore for the burglary in London. Only the mask is missing. Does Inch want to make sure that the security cameras can see my handsome face? Cambiamoci. Ok, qua questo è come siamo vestiti dopo. Esamina la corda, però c'era pure il sacchetto di lana, possiamo mettercelo in testa, scusa. Esamina la corda, esamina la corda, esamina la corda. A good rope, and more than long enough to abseil down into the treasure chamber. I'll leave it there until I need it. Ok, però c'era il chewing gum, ah, e poi che il sacchetto di stoffa, mettetelo in testa. Ah, non funziona. Ah, perché è proprio un sacchetto piccolo. Va bene, allora usiamo questo per aprire la finestra. This window can be opened.
Must be an entrance for the window washers and maintenance crews when they have to work up here in the cupola. Ma è strano che non suoni se l'apri, insomma. The window when you turn the crank. Huh. I see two contacts down there on the frame. There's a piece of metal stuck between them and fixed to the window. If I open the window, the piece of metal will move, breaking the circuit and setting off an alarm. Unless the guards have been notified beforehand, which is hardly an option in my case, I have to bypass the circuit. Only one piece left. Pure un solo tentativo. Vediamo se possiamo usare la cicca. What's this? Ah, c'era dentro qualcosa? Unless this is the most expensive chewing gum commercial ever, Inch wanted me to find the diamond. I'm sure it's not a reward for all my hard work. Ok. Deve essere in grado di gomma da masticare. Gomma da masticare. Incarto di gomma dalla gomma di masticare. Ok, possiamo infilarlo qua. How's that supposed to work? The contacts are on the other side of the window. I can't reach them. Somehow I have to get at the contacts of the alarm system and override the circuit. Only then can I open the window safely. Eccomi, cacchio. Ah, usiamo il coltello. Huh. I can't cut any of the windows out of the frame, but this window has a rubber seal on the bottom and the sides. The roof of the museum is now officially drafty. Without a seal, there's a 1 or 2 centimeter gap below the window. Just enough to slip a couple of fingers through. Okay. No, non questo, questo. Yes, the aluminum foil might bypass the circuit. Ah, darn tight. I can override the contacts with the strip, but I can't... Oh, damn! I lost the strip! It would never have worked anyway. The gap was too small. Hmm. Uso il coltello per fare contatto, no? I cut away as much of the seal as possible. I can't make the gap any larger with the knife. Hmm. Nella borsa non c'è niente. Fine. Nothing will go wrong. We'll walk out of the museum and get married. No. Inch said everything I need is in the bag. I believe him. He wants the jewel. Until he gets it, he won't put any obstacles in my path. Quindi tutto quello che devo fare è qua, sostanzialmente. Proviamo ancora a aprirlo. Somehow I have to get at the contacts of the alarm system. Mi dice ovviamente di no. Non posso unire le cose. Questo per ora mi dice che non gli serve. What's uso lo straccio con la finestra. Rags don't conduct electricity. E anche i sacchetti. Proviamo a esaminarla ancora. Without a seal, there's a 1 or 2 centimeter gap below the window. Just an... Without a seal. Somehow I have to get at the contacts of the alarm system and override the circuit. Only then can I open the window safely. Fide, troviamo un pezzo di metallo. Cioè, mi sembra ce ne siano qua. Stacca un pezzo del secchio. Non penso che il diamante serva qui. Non penso che il diamante serva qui. Esamina la corda, però mi ha detto 7 volte che non gli serve a niente ora.
Ma ci sono passato sopra col mouse 40 volte. Is meant to depressurize the water tank if it rains too much, or it's just a practical way for the window washers to get some fresh water up here. Lo straccio bagnato conduce elettricità. Oh, cold, dripping wet. I'm not putting it in my pocket like that. Quindi non sarebbe per l'impronta anche perché abbiamo i guanti. Okay, ce l'abbiamo fatta. And now back and forth and away we go. Got it. The wet rag is lying on the contacts. Prova. Excellent. No alarm. Prendiamo la corda. Allora. Non l'hai presa. Ma poi c'era tutti i bastoncini, cose varie. Non vedo nessuno. Ah, proprio si cala, diretto. Pensavo di doverla legare a qualche parte. Qua c'è la telecamera, ci possiamo mettere il sacchetto. Such an attempt would fail here. The display case is bolted to the floor and weighs several hundred kilograms. What's that? A camera? The latest model. It's called video surveillance. I've heard about that. The images are recorded and can be viewed again later. That's right. Images from all three cameras are recorded in the guard room. Wow. As I've said, we've spared no effort and no expense. I think I've seen enough here, but I'm interested in something else. Non si arrende Zella, eh? Ah, è verde l'occhio questo qua? Bene, buona sapersi. The camera covers the whole room, and I don't have a mask. Copre le lenti. Esamina la telecamera. I have to deactivate it. But how? Vabbè, se mettiamo un sacchetto però se ne accorgono, immagino. Just have to hope that Inch knocked out the guard in the guard room. If not, he'll be on his way to check the camera soon. Here goes nothing. Perfetto. E ci siamo liberati del sacchetto a sto punto. Now or never. Achievement scalatore. Bene. Up. Beh, facciamoci un tour turistico, no? Cosa dite? No, io voglio visitare la stanza. I'd only have eyes for the jewel. As a burglar, though, I'm more interested in the bulletproof glass, about half an inch thick. There's no glass cutter that could do the job. All right, then. Bulletproof glass. How can I get past it? Of course, diamonds cut glass. And even bulletproof glass is softer than a diamond, but the diamond is tiny. I can barely hold it, and I need to do more than just scratch the glass. Ah, possiamo attaccare la gomma, metterci il diamante e spingerlo, così rimane fermo. Possiamo usare più forza, credo. I'll press the diamond into the chewing gum with the tip towards the window.
E ora usiamo il coltello per spingere forte. No, non serve. The chewing gum holds the tip of the diamond right on the bulletproof glass. That's promising. Prendi qualcosa di potente. This cordon doesn't apply to burglars. Ok, usiamo il palo. Everything will be fine. Everything will be fine. No, no! He wants to lock me in. But why? He doesn't have the jewel yet. What is he? Oh no! Ti ha fregato. C'è stata pure un'esplosione. Top. Oh, my head hurts. Dove siamo noi? No, siamo qua. Quindi c'è qua Ciccio Pasticcio. C'è stata tutta la scena, ok? No, ci siamo nascosti nel sarcofago di legno che ha resistito. La tirai una botta. Morto vivente, ho fatto un altro achievement. The sarcophagus protected me from flying debris. The ancient Egyptians knew their stuff. Esamina la distruzione. Everything's destroyed. Priceless works of art, centuries old. Nothing is sacred to Inch. Neanche la tua ragazza. Che sembra comunque. Cioè, non voglio azzardare ipotesi. Constable Oliver, he's totally focused on the hole in the floor. This is the opposite of a clever burglary. Inch must have decided to do it the violent way. As soon as he realized he couldn't count on me, I would have died in the explosion and been the scapegoat. I have to get back to the attic as fast as I can. Inch is there alone with Alex. I have to get back to the attic as fast as I can. As long as I'm quiet, he won't notice me. He's up there, Robert. I know it. Maybe. Go to the guardroom and open the gates. Tell the director. Zelna, don't do it. It's too dangerous. I've got everything under control. Sorry, Constable. He's unconscious. He'll wake up with a headache in a few minutes. There is no other way. No other way. Ha una pistola lui. Recupera. Recupera la pistola. Recupera la pistola, ci serve? Ci serve la pistola? Pistola, 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 pistola. Pistola, 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 pistola. Niente, mi sa che dobbiamo andare giù. Ma allora, cioè, io sapevo di doverla cercare e non me l'hai fatta cercare. How did you do it? Ci siamo, ragazzi. How did you plant the message on the safe in the train? How did you know that Gebhardt killed the Baroness and the demolition charge below the treasure chamber? How did you manage it all? Even if your arm isn't lame. Oh, it is, believe me. I needed help, it's true. A messenger boy to replace my arms and legs. A messenger boy? Ah, Adil. This could be interesting. He's quite talented, but unreliable. He has a mind of his own plans. Don't you, Adil? I never wanted blood to be shed, but it's time to make an exception. Quindi è colpa di quello là, se abbiamo la pistola che non spara. I keep things firmly in hand. Always. End of story. Ah! Gli ha sparato. No! Stupid little policeman. He shouldn't have messed with the Raven. You aren't the Raven! The Raven would never have shot a defenseless old man! No.
He wouldn't have, but now he has. At least that's what everyone will think. Why does that matter? Who are you? We worked for him, for the Raven. My brother and I. He's responsible for my brother being shot and for my crippled arm. He sacrificed us. Who? Who is the Raven? I don't know. I never met him, and in all these years, I've never found him. You don't know who you worked for? No one knows who the Raven is. Some say he's dead. The fact is, he never returned to the stage after that fatal night in Paris. So you want to lure him out of hiding? And if anything can, it's the burglary of the century executed by another thief while using his name. Hmm. He doesn't come. But I still got my revenge. The gentleman thief, now a bomb-throwing murderer. Oh, I do hope he is still with us, watching helplessly as I ruin his life's work, as he ruined mine. Enough chatter. I'll be going. But why? Your little girlfriend escaped, and if I can't eliminate all the witnesses, I can at least destroy their credibility. Why did you just shoot poor Constable Zellner, lad? They'll hang you and your accomplice. Un solo colpo. Quindi non avrebbe comunque voluto ucciderlo. E ora siamo bloccati qua. E lei è scappata? Quindi lui non è you the Raven. Met your match, Raven. You hear me? Wherever you are, I beat you. Forse è il papà della... È il papà. Good evening, Mr. Inch. The eyes of the Sphinx, if you would be so kind. You, allora è lui, the Raven. That's impossible! The jewels, now! È lui, è Le Grand. Inch, don't move a muscle. You're under arrest. Gli ha sparato. Ma Le Grand avrà sentito il colpo di pistola, quindi ora vorrà entrare dentro. L'ha visto uscire. Erano finti entrambi, perché non si rompono. Lei è scappata con entrambi i gioielli. Non ci sto capendo niente. Potrebbe essere il papà di lei il... Per me è il papà di lei, che non era mai a casa. A master thief who stole two cheap figs and then fell to his death. A shot that no one could explain. But for the newspapers, it was the real jewels that were the heart of the story. The eyes of the Sphinx, reunited in the Egyptian Museum. What kind of game is this? The Raven's game. At least you caught him, again. I saw the surprise and the anger in Inch's eyes. He knew he'd been played. You don't mean... At first they wanted us to believe that it was Gephardt. And now we're supposed to believe that it was Inch. He's still out there. So then, who is the Raven? Zellner. Oh, che cacchio, chi è il Raven? Aiuto! Quindi non è Le Grande. Potrebbe essere ancora la donna, è lei. È lei. Però è, sarà il papà di lei. Sì, per me è il suo papà. Hello there, handsome devil. Hey there, pretty lady. Don't! My father will be here any moment. Ok, è lei. Did you tell him about our engagement? She did. I almost slipped out of character. Oh, Daddy. We all know that would never happen. You were Anton Jakob Zellner through and through, even with the world crashing down around you. Didn't go too badly, did it? Well, Inch nearly blew us up, and I was almost charged with murder. Ah, yes. Exciting, wasn't it? I haven't had fun like that since I retired. Dr. Gebhardt nearly killed you. Nobody could have suspected the doctor. At least we managed to clear things up quickly.
I would have preferred it if things went according to the old plan. We would have swapped the jewel aboard the ship, and Alex wouldn't have been kidnapped by Inch. And I'd have preferred it if you hadn't given me a nasty bump on my noggin. And what would your excuse have been for staying on board if I hadn't? Hey, I improvised. Good point. I was afraid Inch would realize you were wearing a bulletproof vest. He was too confident. After he foiled your plan, he thought he had everything under control. He never really took a look at the emerald in the display case. He just assumed that they shipped the real jewel from Switzerland. And after my little tussle with Inch, we had both jewels. He blew half the museum to smithereens just to steal a fake. He was always rude and insolent. I never should have worked with him. His double dealing cost his brother's life. And his own as well. I'd still rather see him in jail than in a morgue. He shouldn't have messed with the Raven. To your retirement. To the future. Cioè, sono senza parole. Io sono senza parole. Voi avevate capito qualcosa? Cioè, non... Io non avevo capito. Ah, vediamo se Legrand capisce. Speriamo di sì, ma che decida di lasciarlo libero. O qualcosa del genere. Lui vuole bene a Legrand. La lettera. Dear Nico, the Raven is dead. Yet other criminals live, and they are more brutal and ruthless than he ever was. Who will stop them? It would be tragic if a good policeman failed to do so because he was hunting for a dead man and ruining himself in the process. Let the dead rest in peace. They are not coming back. R. E smettila di drogarti. Sostanzialmente, io avrei detto così. E finalmente si addormenta. Mamma mia, comunque... Non... Cioè... Allora... non ci sono parole. Che cacchio è successo? 3 achievement. Allora, ho fatto Detective Dilettante 3, Collezionista e The Raven. Bene. Wow. Allora, abbiamo finito il gioco. Quindi ringrazio tutti. Ringrazio una piccola nota, ringrazio anche tutti quelli che hanno messo non mi piace, vi ringrazio per le visualizzazioni, vi ringrazio per tutte le reazioni ai video che valgono, vale un non mi piace vale molto di più di uno che non mette niente e soprattutto genera tanti mi piace di protesta non mi piace, fine della cosa. No ragazzi, io non avevo capito, cioè allora, con la scena finale si era capito che l'americana... era qualcosa in più di quello che ci aspettavamo. Però non pensavo che lei, cioè che Adil sapesse tutto, mentre Adil sapeva praticamente tutto. O forse no, cioè hanno improvvisato durante. Comunque, con la frase finale di Legrand si poteva intuire, infatti ho detto Zelnar, ma letteralmente a caso, che poteva essere Zelnar, che poteva essere il papà di lei, poteva starci, ma che le due cose coincidessero è una cosa completamente assurda. Cioè, io non me l'aspettavo. E... ci sta? Cioè, non mi sembra che sia una cosa campata per aria, quindi... Se qualcuno di voi l'aveva capito prima, secondo me non siete
degli umani, siete degli alieni. No, complimenti. E niente, ragazzi. Wow. Un finale di sicuro inaspettato. Di sicuro inaspettato, perché cioè a un certo punto davo per scontato che Inch fosse il corvo. Però effettivamente era molto diverso. Poteva sembrare che il corvo volesse vendicarsi di Legrand per il braccio rotto e per aver ucciso un suo collaboratore. Invece no, aveva ucciso ucciso il fratello di Inch e infortunato Inch, che erano entrambi collaboratori del corvo, che non si era mai fatto vedere, quindi Inch non aveva mai capito che fosse Zelnar. Però non si capisce se il piano del corvo, cioè il piano del corvo era fare in modo che il colpo venisse sventato. Questo è il piano del corvo, cioè di Zelnar. Ma non era un piano scritto, cioè abbiamo dovuto giocarlo, quindi non, insomma, potevamo fallire, potevamo morire per colpa del dottore, era tutto da scrivere. Ma il piano era questo, quindi wow. Eh sì, cioè, questo è quanto. È una graphic novel su un giallo. Non so se porterò altri titoli simili. Questo qua di sicuro mi è piaciuto. È stato un gioco più tranquillo rispetto agli altri. Adesso io sto parlando con i titoli di coda, quindi potete mettere... Adesso non so se possiamo neanche saltarli. Schiacciamo esc. Magari non ci sono le scene dopo i titoli di coda, è un gioco vecchio. Ah, eccolo qua, capitolo 3, abbiamo usato 6 indizi, non male, non male. 4 dovrebbe essere a posto, continua, extra, colonna sonora, galleria, il concerto del corvo. Ah, ci sono un bel po' di robe, ragazzi. No, devo dire che è un gioco interessante. Era un periodo in cui avevo bisogno di cambiare un attimo i giochi che portavo, non tanto perché volessi cambiare il palinsesto del canale, ma semplicemente perché mi serviva un gioco più tranquillo. E così è stato, quindi è andato abbastanza bene. Comunque ci sono questi extra interessanti, potremmo godercelo un pochino. Devo dire davvero un gioco ben fatto in generale. Galleria modelli 3D. Cos'è sta roba? Ah, ma perché comunque considerate che il gioco è davvero vecchio, eh? È davvero davvero vecchio. Cioè davvero vecchio. Questi qua sono i modelli del vecchio gioco. Quindi ci sono dentro un bel po' di cose. Il treno. Bello. Credits non ci serve. Ci sono tutte le stanze. Niente, quindi vi ringrazio a tutti per chi mi ha accompagnato in questa avventura. È stata decisamente interessante e soprattutto ci sono stati un bel po' di colpi di scena, quindi è stato bello giocarlo insieme a voi, leggere i vostri commenti. Vi ringrazio per la compagnia, per il mi piace, per chi si è iscritto a questo canale grazie a questa serie. Come ho appena detto, non è detto che porterò altri giochi come questo, era più una pausa rispetto agli altri giochi molto più impegnativi a livello di energie che portiamo di solito. Questo qua alla fine bisogna calcare, guardare un po' in giro e stare attenti, insomma. Però è una storia davvero interessante, quindi sono contento di avervela portata e ringrazio ancora gli sviluppatori per avermi concesso il gioco che ho voluto provare. Mi sono, diciamo, innamorato subito, comunque mi è piaciuto subito e considerando la situazione del canale ho deciso di portarvi. Quindi, senza parlare ancora a vanvera, direi che ci possiamo salutare qua e ci vediamo sempre sul canale di Gellots, ma in una prossima serie. GG a tutti.